operativa complessa di medicina nucleare qui all'ospedale Garibaldinesima. E dobbiamo subito spiegare, dottoressa, qual è la differenza fra la medicina nucleare e la radiografia. Sempre mezzi diagnostici sono. Sì, è vero. Allora, è una branca diagnostica anche questa, che però si occupa anche di terapia. Noi usiamo isotopi radioattivi, usiamo delle radiazioni molto simili a quelle che si utilizzano in radiologia. I nostri si chiamano fotoni, loro si chiamano raggi X. In realtà sono onde elettromagnetiche identiche, sono le classiche radiazioni. La differenza fondamentale è che, mentre in radiologia tradizionale le radiazioni vengono emesse da un apparecchio che attraversa il corpo del paziente, nel nostro caso le radiazioni le iniettiamo dentro al paziente ed è il paziente che emette radiazioni. Noi siamo in questa stanza dove c'è il tomografo PET, il tomografo è acceso. Questa macchina non emette radiazioni, ma le radiazioni vengono rilevate dalla macchina quando il paziente passa. Le metodiche sono gemelle, sono delle metodiche affini. Questa è la PET. Questa è la PET TAC. A differenza della TAC? Ecco, questa è una macchina ibrida. È una macchina ibrida, adesso di moda, no? Le macchine ibride. La macchina ibrida è composta da due macchine diagnostiche fuse insieme. Un tomografo PET, che vuol dire tomografia a emissione di positroni, e un tomografo TAC. A che cosa serve una macchina ibrida? Ci dà un doppio dato, una doppia informazione, cioè il paziente segue la PET, che è un esame di tipo funzionale, grazie all'utilizzo dei radiofarmaci che sono intelligenti, cioè la macchina è una, ma gli esami sono tanti perché noi abbiamo tanti radiofarmaci mirati per ciascun organo. C'è un isotopo veicolato da un vettore che è il radiofarmaco, che va a concentrare il radiofarmaco in un organo specifico. Quindi l'informazione scintigrafica è ricca di parametri funzionali, ma povera di parametri morfologici. Fondendo l'apparecchio con un tomografo TAC, che esegue in contemporanea lo stesso tipo di esame, quindi mentre il paziente passa esegue contemporaneamente una PET e una TAC, noi aggiungiamo al dato di tipo funzionale il dato di tipo morfologico. Per intenderci, è un po' il navigatore, no? È il tom-tom. Io vedo una captazione nel torace e non so che cos'è quella captazione, ho la TAC sotto corregistrata e la TAC mi dice è un nodulo polmonare, è un linfonodo a livello del mediastino. Forma, dimensione. Quindi diciamo che questa è la grande evoluzione, la tecnologia ha permesso la fusione di due metodiche completamente differenti. Una, la TAC, che sappiamo tutti che cos'è, che le radiazioni attraversano il paziente, e una, la PET, dove il paziente è radioattivo e vengono rilevate le radiazioni dalla macchina. Ovviamente questa unità opera in sinergia con altre unità dell'ospedale, sì, immagino, come tutte, ovviamente in oncologia. Esatto, come tutte le diagnostiche è una servizio, un'unità operativa che fornisce le proprie prestazioni a tutti i reparti dell'ospedale e anche ovviamente all'esterno. Noi siamo aperti all'utenza esterna, lavoriamo con le impegnative del Sistema Sanitario Nazionale ed è fondamentale appunto proprio l'interazione, tant'è che ormai da diversi anni sono nati i cosiddetti GOM, penso che già ne avete sentito parlare, ma gruppi oncologici o gruppi ospedalieri multidisciplinari, dove uno specialista di ogni disciplina partecipa nello studio dedicato di una patologia, il carcinoma della prostata, il carcinoma della mammella e così via di seguito. La cosa interessante è che nei GOM c'è una partecipazione di tutti gli specialisti che lavorano insieme nella definizione del quadro del paziente, del progetto del paziente, proprio stilando dei verbali. Ognuno degli specialisti che lavorano nelle varie discipline quindi si è settorializzato in quella patologia specifica. Però la medicina nucleare lavora anche in patologia benigna, ecco. Noi non lavoriamo solo in campo oncologico, cioè la medicina nucleare fa paura. Quando il paziente sente medicina nucleare, penso che ci è capitato anche poco fa. Sì, i motivi sono due. Uno, perché prevalentemente la gente associa la medicina nucleare al cancro. È vero, buona parte della nostra diagnostica è dedicata alla patologia oncologica, perché abbiamo questi sistemi eccezionali. Noi riusciamo a far diventare radioattive e a marcare non solo delle cellule, ma dei recettori. Quindi se il tumore ha quel recettore, per esempio per gli estrogeni o per il testosterone, noi siamo in grado con radiofarmaco di andare a visualizzare. E quindi anche molto questo. Prima che
L'altra paura è la parola nucleare, soprattutto in un periodo di conflitto bellico con l'Ucraina. Sembra qualcosa di pericolosissimo. Io vorrei spezzare una lancia. Che cosa vuol dire nucleare? Nucleare non vuol dire energia atomica cattiva, non vuol dire guerra nucleare. La differenza fra la radiologia e la medicina nucleare è che le radiazioni, cioè le onde elettromagnetiche che si usano in TAC, provengono dagli orbitali, cioè da quella nuvoletta di palline che gira intorno all'atomo. Le radiazioni che si usano in medicina nucleare provengono dall'atomo, dal nucleo. Comunque qualcosa di infinitamente piccolo, che infinitamente ovviamente sfugge piccolo, non corpuscolato, sono onde elettromagnetiche identiche, ma il nucleare non c'ha niente a che vedere con le centrali nucleari. E poi c'è una particolarità di questo reparto, della quale so che lei va particolarmente orgogliosa. Sì. Sono tutte donne i dirigenti medici. Sì, siamo tutte donne i dirigenti medici, il dirigente farmacista che abbiamo dentro e le dirigenti fisiche. Siamo tutte donne per pura coincidenza, non ho niente contro gli uomini assolutamente, però è capitato. Non è stato così voluto, ma questo può dare comunque in qualche modo per una certi qualità. Versi è un valore aggiunto, cioè la qualità professionale no, credo che sia assolutamente identica fra uomo e donna, però il comfort alberghiero, l'empatia, diciamo un il po' sorriso, certi momenti, la grazia spontanea, ma anche non spontanea, però comunque la pulizia e l'ordine, quello sicuramente sì. Quindi questo è un valore aggiunto, ma questo fa capire anche che non c'è tutto questo pericolo, perché questa era una professione riservata agli uomini, perché le radiazioni le donne non potevano poi avere figli. In realtà non è così, io sono di una certa età, non ho più questo problema, ma ci sono le colleghe molto giovani, ce n'è una addirittura giovanissima di 30 anni. Voi vivete qui diverse ore al giorno, non siamo scafandrate, in perfetta sicurezza. Esatto. E andiamo a conoscerle allora, le dirigenti. Grazie, ora ve le presento. Eccoci infatti con la dottoressa Rosanna Balzano, che è responsabile di questo laboratorio, chiamiamolo così. Lei è radiofarmacista. Cosa fa una radiofarmacista? Allora, noi qui in questo momento siamo nel cuore della medicina nucleare, dove tutte le mattine vengono preparati i farmaci radioattivi per essere poi iniettati al paziente. Nei pazienti prima degli esami. Questa è una cella di manipolazione. Qui abbiamo la colonna di molibdeno tecnezio. Noi ogni mattina eluiamo questa colonna, raccogliamo il radioattivo, che poi viene praticamente unito al farmaco. Questo è un frigorifero. Questo è un frigo con temperatura, ovviamente, viene la temperatura è diciamo consono. Ma i farmaci non sono radioattivi, questi non sono farmaci radioattivi. Il farmaco diventa radiofarmaco nel momento in cui il tecnezio viene unito al farmaco. E questa sintetizzazione la fa lei, la fate voi manualmente? C'è il tecnico di camera calda che materialmente eluisce la colonna. Io sono qui a controllare che venga fatto tutto secondo le norme di buona preparazione. Dopodiché un'aliquota di questo radiofarmaco lo prendo io personalmente, lo porto giù in un altro reparto dove effettuo i controlli di qualità tramite cromatografia. Quindi vediamo come il tecnezio si è legato al farmaco. La percentuale di legame più alta è, meglio è, ovviamente andiamo al 95-98% di legame ottimo per essere iniettata al paziente. Ci tenevamo a spiegare tutto questo, perché tutto questo va ovviamente nella direzione della sicurezza, certo, totale ovviamente dei pazienti. Ovviamente tutto quello che viene fatto qui è controllato da un programma e il risultato finale è un'etichetta che esce, viaggia insieme alla siringa del paziente, è ad hoc per quel paziente, in base al peso, in base al tipo di esame che deve effettuare, e viene praticamente passato ai medici tramite questa pass box, questa finestra passa preparati con pressione negativa, e dopodiché il medico prende il fagiolino con la siringa del paziente, e con questa etichetta il medico non inietta se non ha questa
questa etichetta che viene poi, diciamo, apposta alla cartella clinica del paziente. Complimenti, che lavoro, quanti controlli. Grazie. Ma è per la sicurezza vostra, di tutti. La dottoressa Maria Elena Lago è responsabile per l'ematologia qui all'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare della Garibaldinesima e fa parte del cosiddetto GOM, esatto, quindi il gruppo multidisciplinare che si occupa, diciamo, delle patologie ematologiche, e il nostro esame è di fondamentale importanza per loro sia nella stadiazione della malattia quando viene diagnosticata che nel controllo della terapia. Vengono fatte in determinati intervalli di tempo durante il trattamento per vedere come sta funzionando, se va cambiato, se va bene così, e anche poi nel follow up. Altra cosa che ci viene richiesta in questo gruppo e che è molto importante è nel momento in cui c'è un sospetto, invece prima ancora di fare la stadiazione, noi andiamo con questo esame a indicare all'ematologo e in conseguenza al chirurgo dove va fatta la biopsia per poi arrivare a fare una buona diagnosi. Quindi diciamo che il nostro esame per loro è veramente importante in tutte le fasi in cui seguono i loro pazienti, quindi siamo veramente fondamentali per loro e io faccio parte di questo gruppo. E vogliamo insistere sull'importanza del GOM, del gruppo oncologico multidisciplinare. Per esempio qui c'è la dottoressa Stefania Fiorino, che è responsabile per quanto riguarda i tumori ginecologici. Questo gruppo appunto mette insieme i dati e il vostro esame ha particolare importanza. Sì, è molto importante perché sappiamo che i tumori ginecologici, quindi tra il capo dell'endometrio o dell'ovaio o il capo della cervice, sono molto diffusi nelle donne, quindi tra i 50 e i 70 anni. Sono molto, molto importante la nostra PET, la nostra indagine, perché oltre alla TAC, la risonanza, che permette di effettuare una stadiazione della malattia, la PET è utile invece per trovare delle localizzazioni a distanza, quindi fare una stadiazione a distanza, quindi anche dei linfonodi, che può essere utile sia all'oncologo o al chirurgo che deve intervenire chirurgicamente. Poi ha un ruolo anche nella ristadiazione, quindi nel caso in cui c'è un sospetto di ripresa di malattia per incremento dei marcatori tumorali o un dubbio all'imaging morfologico, quindi TAC e risonanza, e noi riusciamo a andare a localizzare, eventualmente studiare in maniera diversa, perché rispetto alla TAC la PET ha un ruolo diverso, quindi segue il metabolismo dei tumori, perché appunto è a base di una sostanza radioattiva che va a marcare il glucosio, quindi segue la via, la scia metabolica. Per cui lo tumori... zucchero piace alle sì, cellule tumorali. Sì, lo zucchero tumorali. Piace moltissimo, sono molto ghiotte appunto di... E quindi le staniamo grazie a questo. Sì, e poi otteniamo appunto queste immagini con anche la TAC di coregistrazione dove noi... Contemporaneamente una mole di dati che permette di capire perfettamente dove, come, perché e quanto è grande appunto il tumore. Tanti esami completi per arrivare ad una diagnosi ed un percorso. Sì, completo. È utile anche successivamente per dei piani di terapia, quindi radioterapia, per cercare il BTV della lesione, quindi andare a trattare con fasci radioterapia esterna, quindi dare una maggiore possibilità alla donna di guarire da questa malattia. Dobbiamo essere grati alla medicina nucleare. Cioè, nucleare stiamo investendo tanto in termini di attrezzature, di uomini, perché certi che le cure che passano da questa struttura sono fondamentali per tutto l'aspetto oncologico. E in un'azienda che tra le mission a quello oncologico, evidentemente una medicina nucleare all'altezza è fondamentale per l'esistenza stessa della struttura.